Chiedo ad Aime, classificare, separare, escludere è, diciamo, l'occasione per indagare sul concetto di costruzione dell'identità basato, diciamo, su una linea che divide noi e gli altri. Io chiedo una cosa come il coronavirus, quanto incide sulla nostra percezione dell'altro? Ma potremmo dire che forse potrebbe farci cambiare prospettiva, nel senso che siamo diventati noi gli altri, inteso come italiani, visto il momento in cui ci si vede rifiutare l'accesso, comunque essere quelli definiti come untori o portatori dagli altri, ecco, potrebbe essere anche una salutare esperienza del capire di quello che noi invece facciamo invece nei confronti di quelli che riteniamo diversi. Ecco. Sebbene in qualche modo alimenti contemporaneamente il sospetto dell'altro, perché non so se l'altro è malato, perché ho paura di stare insieme agli altri, perché mi vengono inibite le possibilità di stare insieme agli altri, perché i bar sono chiusi da una certa ora, eccetera, eccetera. Sì, beh, certo, questa confusione non aiuta, ecco, però ci fa anche capire come costruire confini Come puoi sia diventare l'altro in un attimo, può diciamo. capitarti che di colpo ti trovi tu dalla parte sbagliata, del confine ed essere quello, discriminato, perché di fatto costruiamo. Lo stesso fatto che questo virus venga dalla Cina mette in moto un altro immaginario, quindi. È una partita che si gioca anche molto sugli immaginari. E vedo nel frattempo Alessandra Borella, è buono il